spesso l'individuo si illude. Qual è il cemento dell'evoluzione? Commento. Spesso l'individuo si illude di aver raggiunto un grado di evoluzione più elevato, ma presto le sue limitazioni ritornano al galoppo e l'individuo ripete quei comportamenti che credeva di aver abbandonato per sempre. Anche questi non sono fallimenti, ma il cemento che fissa i mattoni evolutivi che ci sembravano acquisiti definitivamente e che invece non lo erano.